Il San Nicolò si illude di poter centrare la terza vittoria consecutiva, ma a conti fatti, specie nella ripresa, deve ringraziare di portare a casa un punto che comunque rimpolpa, seppur di poco, la sua classifica. Perché specie nella ripresa il Monticelli ha fatto paura, come la squadra biancazzurra. Epifani sceglie Cichella al posto dello squalificato Donatangelo, per il resto la formazione è quella che ha battuto la Fermana a Recchioni non più tardi di 6 giorni fa, con Bucchi unico riferimento avanzato, supportato da Chiacchiarelli, Merlunghi e Massetti. Prima emozione dopo 4 minuti, il dialogo tra Galli e Gesù libera al tiro il centrocampista ospite, che però manca il bersaglio grosso. La rete però dopo un quarto d'ora di stasi la segna il San Nicolò dall'altra parte. Mozzoni si prende tutto l'automancino, il suo traversone pesca sul primo palo Merlunghi, che anticipa a Mecca e deposita in fondo al sacco il pallone del vantaggio di casa. San Nicolò che potrebbe raddoppiare al 25esimo, l'azione parte dai piedi di Cichella, Merlunghi lo assiste sulla fascia mancina e vede con la coda dell'occhio la sovrapposizione di Mozzoni, che di prima intenzione scarica il sinistro verso Mecca, solo un filo troppo angolato. Botta e risposta intorno alla mezz'ora. Al 32esimo l'esterno collo destro di Petronio termina fuori non di molto, mentre sull'altro fronte la conclusione di Salvatore Margarita da buona posizione è troppo centrale e permette a Calore di abbrancare in presa. Ripresa a ritmi più blandi fino al 55esimo, quando un lancio dalle retrovie pesca la difesa di casa messa male. Calore esce non con i tempi giusti e per Figliaggi il pallonetto per scavalcarlo è sin troppo semplice. Lob che vale la parità 1-1. Calore che però al 57esimo è miracoloso nel disinnescare la sventola dalla distanza ancora di Figliaggi, che sarebbe indirizzata all'incrocio dei pali. Occasione colossale per il San Nicolò al 65esimo. Merlunghi fa tutto bene, tranne l'assist finale per Bucchi, troppo arretrato per la punta per poter battere a rete. Ma il Monticelli preme e prende fiducia. E così, dopo il doppio cambio Poli e Stangoni per Traini e Vallorani, Calore è semplicemente superbo su Margarita al 72esimo, che spara colpo sicuro. Il portiere ci mette il piede e salva il risultato per i suoi. Epifani corre ai ripari, fuori uno spento Massetti, dentro De Giglio per dare più peso all'attacco. Ultimi assalti con Mozzoni, che al minuto 87 crossa al centro, ma si vede respingere il suggerimento da Adamoli a ridosso dalla linea di porta. Per il resto è solo attesa del triplice fischio, che fa salire il San Nicolò a quota 35 punti in classifica, aspettando le gare di domani.